capire. Cerchi tipo adesso. Aspettiamo che siamo in live. Ok. Hi guys, Dustin and Penny are coming. Ok, Dustin, Penny, qui, vieni qui, Penny. Sul posto. Penny, vieni qui. Penny, qui, vieni. Dustin is here. Penny, come here. Dustin. Vieni, Penny, top. Penny. Penny, vieni. Penny, vieni qua. Vieni. Vieni. Vieni su. Ok, these are my dogs, as you can see, they are not. Ok, this is my first live, and probably the last live I will do on YouTube. These are my dogs, so this is Dustin, and this is Penny. Yes, ok. Well, Penny doesn't want to go up on the sofa, but she will come later. So, okay, here we are. I think we started. Yes, we have some viewers. I can see your comments. So if you want to leave a comment, I will see it. And, okay. We'll start. I will answer to some of your questions that you send me on Instagram, and then we will have some guests, some dog friends of Dustin and Penny. Okay, so I start answering to some of your questions, and you ask me some questions on my Instagram account. And my Dustin and Penny Instagram account is called Bernese Mountain Dogs Point Official. And I will show you, wait a moment, this. Okay. So follow them on Instagram. And okay, so for example, some of you ask me, why did you name your dog Dustin and Penny? And the answer is that my family has a love for tennis. So we decided to name our dogs after tennis players. The mother of Dustin and Penny was named Masha because of Maria Sharapova. Dustin is named after Dustin Brown, a German tennis player. And Penny is named after the Italian tennis player, Flavia Pennetta, but Pennetta doesn't sound so good, so we called her Penny. And their Penny changed three names in their life, because when she was born, she was named at first Bagheera from the Jungle Book. And then we changed her name in Lily from Lady and the Tramp, because in Italian, the lady is called Lily. And then we change her name again in Penny. Another question was, did you have other dogs? Yes, because Dustin and Penny are children of Masha. Masha was her mother, but unluckily she died 4 years ago, 1 month after the puppies were born. So we decided to keep two of the nine puppies, Dustin and Penny. And I had also a Briard called Libra.
We grew up together because she joined our family when I was 50 years old. And so we grew up together because she lived till 13 years old. And okay, so, and then when I was really, really young, I had another dog called Salzak, a chouchou, but I don't remember him because I was very young. Then you asked me, how is my dog behavior? They are lazy or active? As you can see, they are quite lazy. Okay, here it is only Dustin, but there is Penny sitting down here. Ah, I can show her, but it's here. You can see her eyes. She's always on the sofa, but naturally, now that she had to be on the sofa, she's not. Like when I shoot my videos, that they don't do the things they have to do. They are really lovely, as you can see. They always want to be cuddled like this. She has a sweet face. Okay, then you asked me, were there behavior differences between the puppies? Because yes, we had some puppies because the mother of Dustin and Penny, Masha, gave birth to 9 puppies 4 years ago, and we kept Dustin and Penny. Here they are. And we kept the puppies for 2 months, then 7 puppies were sent to other families. They were quite alike to each other. And there were some differences because, for example, Penny was the most active. She was the smallest, but she was the most active because she was the only and the first puppy that tried to jump out of the box of the puppies. When we woke up in the morning, she was the only puppy outside the box. Dusty. And so there were some differences, but they were all obedient, were lovely, and it was a great experience. Although 1 month after the birth, the mother of the puppies, Masha, died because of a kidney failure. So it was an unfortunate event, but now we had 2 big puppies, Dustin and Penny, so we are happy now with our puppies. Okay, I think there were some other questions. What are your dog's favorite toy? They don't play a lot, they prefer sleeping. So they are, I think, the only dogs who can't play with the balls. They, if you throw it, they don't run at it. They are, I think, the only dogs who does this. So I have an answer to your question. And now I think we are ready. I see that my first guest has arrived. So I will try to show it to you, Kira, with her owner, Sarah. Wait a moment, I think I can do it. Hey, here we are. Hi. Can you hear us? Yes, can you hear me, Paolo? Yes, wait a moment, that Dustin. Wait a second, that my computer has just stopped, but okay, here we are.
Hi, Kira. How is Kira? Hi. Hi, Paolo. Hi, everyone. I'm Sara, and this is my dog, Kira. I hope you can see her. Thank you very much. So, How is she now? How old is she, Kira? Kira is 9 years old, and her birthday is in April, the 4th of April. Good. Good. And Yes. what kind of dog is she? She is a border collie, and we took her from a friend that because one of our friends had a dog named Vicky, who was Ira's mother, and she had four puppies, and we chose her. Good. And how is her behavior? Is she a lazy dog, an active dog? Well, Kira has always been a very, very active dog, especially when she was a puppy. Always made a mess in the house, but now I think she's very, very active outside, like in the garden, while in the house she sleeps on the sofa or something like that. Like mine dogs. Yes, in fact, you can see her on my bed here. Okay, so Sara ti saluta. There's a comment. Adorable Kira. Thank you. Thank you very much. Dustin is just leaving. He's bored. Yes. But she will come back. Here is Dustin? quiet for now. It's quiet on my bed, so. She's good, actually. Sorry? She can stay in the live. Mine is just gone For away. now, Hey, thank you for not come on, dog. Dustin. Okay, she's I don't. coming back. Okay. So this is Dustin. So he is coming back. Well, And good. And yes. did you name your dog Kira? Well, I think there's not a particular reason because when we chose her between the puppies, she already had a name. She was named Nocciolina by the Name. owner, the previous owner. But then we read a lot of names, a lot of dog names on internet, and then we chose Kira, and then we wrote it on her document and at the vet, so it's Kira. I think Kira is so lovely. Thank you. Also, your dogs are very, very, very cute. I always watch their videos. Good. So I remind all of you to subscribe to my channel for the upcoming videos. And Yes. we are waiting other guests. So I'll ask you another question. Did you have other dogs or only Kira? Actually, no, Kira is our first dog because before Kira we always had cats. I have a cat now and I've had a cat before this one. But maybe when I was very, very young, my mother had a dog, but she escaped on New Year's Eve because of the noises of the party. So I don't remember her. Fireworks scared her. I think it was like a husky, and she was named Luna, but I don't really remember her.
if I can say, Kira is the most jealous dog I've ever seen. She's very, very jealous of everyone. Like that. Okay. Are your dog jealous of you? Or it's just here? No, they are. I don't know. She's down here, Penny. You cannot see her, but she's down here. She's always on the sofa, but now it's not, because today she was not very well. She was sick, I suppose, but now she's good. Okay. Anna and Venus has arrived, so I will show you Venus, and we will speak Italian with Venus, because I don't say, but we are Italian. I don't speak English very well, so I will. We will speak some English and some Italian. So I will show you Venus with Anna. Eccole. Ecco Venus. Ciao. Come sta Venus? Lei è Venus. Sta bene Venus, grazie. Sta dormendo come sempre, suo passatempo preferito. Dopo il mangiare. Come i miei. Sono tutti così. E esatto. Venus è la più giovane del gruppo, quanti anni ha? Venus ha 1 anno e 5 mesi ed è una cucciola di Rhodesian. Ecco, perfetto. Quindi infatti è la più giovane per noi. Perché i miei di Sara, diciamo, mezza età, poi arriverà Baldo, che invece rappresenta la quota. La sua caratteristica è la cresta che ha sul dorso della schiena. Non so se si vede. Sì, si intravede, però eccola lì. Sì, ok, questo è il Ridgeback. Ed è la sua caratteristica. Perfetto. E com'è Venus? Venus è è un cane intelligente, molto buona, molto mansueta. I suoi hobby in ordine di preferenze sono mangiare, dormire e prendere coccole. Perfetto. Vuoi raccontarti quello che ha combinato lo scorso giorno? Ok. Allora, pochi giorni fa, praticamente, ha fregato 2 salami, si è rubata ben 2 salami e li ha mangiati tutti. Se li ha gustati per bene, però è stata brava che perlomeno ne ha avanzato gli altri, non se li ha mangiati tutti, ma 2 se li ha divorati. Si è fatta l'aperitivo. Anche Kira l'ha fatta. E non è stata male, dico, mangiandosi 2 salami. Non è stata male, fortunatamente non è stata male, però ovviamente poi l'ho tenuta a dieta. Eh sì, perché 2 salami. Anche Kira ha rubato un salame intero dalla lavanderia quest'estate, ha lasciato solamente il filo e basta. Lo spago, esatto, anche Venus. Ma Venus è conosciuta per rubare cibo. Perché ha rubato 1,5 kg di ragù a mia zia appena pronto, appena fatto. Gli ha rubato la letta di pollo, mezza crostata. Diciamo che il suo hobby preferito si capisce che è il cibo. Sì, direi. E tra l'altro dovrà anche essere sterilizzata tra poco, giusto? Sì, esatto, tra pochi giorni la sterilizzeremo. Sì, sì. Bene. Speriamo tutto bene, per favore. Sì, speriamo che vada. Sì, il 22 la faccio sterilizzare. 22, perché era stata rimandata, giusto? Sì, era stata rimandata perché abitando in cascina, in giardino è stato messo del veleno per il topo e ovviamente è appetibile anche per gli altri animali e quindi ha mangiato anche il veleno. E adesso quindi la stiamo disintossicando con la vitamina K
E quindi abbiamo dovuto rimandare l'operazione. È successa anche questa. Speriamo si risolva tutto. Adesso il 14 rifacciamo l'analisi del Dovrebbe sangue e vediamo. arrivare libera, senza problemi a connettersi, però intanto lo aspettiamo. E i vostri cani hanno giocato un po' nella neve o no? No, No, il mio Kira, cane è molto schizzinoso. quest'anno no, per ora. No. Eventualmente se nevicherà di nuovo. Ma il suo gioco No. preferito è la palla. Per lei esiste solo quella. Venus Vogliamo. invece no, non ha giocato nella neve. Dovrebbe essere arrivato. Ci sei? Ecco. Ah, ciao. Un attimo, in diretta illuminazione. Si vedete? Sì, ti vedo. Ok. Allora, troppo le telecamere sono quello che sono, quindi dovete accontentarvi del cane che dorme. Ecco Baldo. Aldo, prova almeno a salutare, per favore. Aldo. Dai, che Ah, carino. Di quanti anni ha Baldo? eh? Ecco. Cosa? Quanti anni ha Baldo che è un importante? Tre, quasi 13 o quasi? Quasi 13. Resiste ancora bene. Con tutti i suoi problemi e non, però lui resiste. Ne vado. Girate a favore di casa. Devi alzare un po' la voce perché non sento molto bene. Riesce a fare qualcosa o sta sempre fermo? Forse sì. Devo faccio energia. Su i piedi, vado. Su. Bravo. Vieni qua. Vieni qui. Vieni dove stai andando? Vieni qui che la telecamera è da questa parte qua. Vieni. Seduto. Vieni. Qui seduto. Seduto. E allontanerò un po'. Giù seduto. Giù. Bravo, stai un po' su. Non Bellissimo, Baldo. è collaborativo fino a tanto. No, adesso ha girato un po' a favore di camera. Bellissimo, Baldo. Alziamo un po' la Bellissimo. voce qui. No, così vi sento. Perfetto. Allora, mi Siamo tolgo così non avete il primo piano delle mie gambe. Va bene tutto. Grazie. Tra l'altro abbiamo tutti e quattro anche dei gatti, oltre ai cani. Esatto. Sì, ma non chiedermi di prenderlo, altrimenti non finisco più. No, 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 ma dico come sono i vostri cani con i gatti, perché i miei non vanno d'accordo. Il mio le prende. I miei direi che hanno un buon rapporto, ma la gatta è antisociale con chiunque, quindi distacca tanto. E se Kira vuole. Venuta nel club dei gatti che non Venus piangono. invece va d'accordo con i gatti. È l'unica mi sa bene che va d'accordo. Venus invece gioca con i gatti. Ci perde un Bella. sacco di tempo, si perde via. Sì. Solo che, Bella. cioè, i poverini gattini sono piccoli e quindi bisogna stare attenti perché 40 kg di cane contro un gatto di 2-3 kg, insomma. Giusto, può essere pericoloso. Appunto. Esatto. Però sono bravi, non si fanno male. La mia è talmente intimorita dal cane che quando passa e ha il cane in mezzo ci passa sopra. O sopra, dipende da come è messo il cane. Bellissimo perché ci sono tutti i vostri cani, i miei se ne sono andati, simpaticissimi. Non puoi pretendermi di tanto, Ma è un miracolo di questo momento, mi sto chiedendo anch'io come sia possibile che Kira sia qua così. eh. Io non ho problemi, il mio cane dorme in ogni punto, quindi starà qui senza dirgli niente. È Anche tutto il Venus giorno. dorme spesso. È tutto il giorno che la tengo pulita, anche se piove, perché altrimenti come avrebbe fatto a partecipare? Sei fortunata che la tua esce di casa.
Buono. Io neanche a calci. Sì, però adesso è sul letto, quindi non volevo fare un disastro. Sono sparito dai miei cani. Ah, Dustin e Penneri, eccoli. Bello. Anche i vostri cani dormono con voi? No, i miei no. I vostri dormono separatamente. Io dormo in cucina, non riesco a salire le scale. Poi chiudiamo le porte per evitarlo, altrimenti lo farebbe. Ok, allora Venus invece dorme con me. Che dolce. Senza contare il fatto che non è che profumi proprio di rose e fiori. Sì, hai ragione anche te. Di solito è l'alito il problema con chi. No, no, è tutto il resto, è tutto quanto il problema. Il pelo va ancora bene. Neanche appendendogli 15 o 16 alpre magiche al collo, penso di poter migliorare la situazione. Bene. Ok, adesso quindi abbiamo conosciuto i nostri cani. I miei sono qui. Quindi adesso, se volete, possiamo fare un piccolo gioco. Proviamo. Dai. Qui vi mostro qualche foto dei miei cani. Dovete riconoscere quali sono Dustin e Penny. Va bene. Proviamo. Dai. Però io alzo la telecamera, alzo il computer perché altrimenti yeah. Però almeno io già che quadro il cane. Ciao. Hai ballo. I will show you some features of my dogs. You will have to recognize Dustin and Penny. There are some features as adults, other as puppies. And you will have to say which is Dustin and which is Penny. So let's try. Okay, you can you see the picture? Yes. No, that's not it. Okay. No. Okay, this is the Penny. I will help you, so see her. Remind her. Okay. This is Penny, and this is the dog. Okay. Are you ready to start? Now I'll show you the first photo. This is this should be easy. Very easy. So this is dog number one. This is dog number two. So, yes. Okay. You start. This is Dustin or Penny? Well, Dustin, Dustin, obviously. Dustin. Okay. This is Penny. Good, you are right. This is Dustin and this is Penny. This was easy. Now, this is Dustin or Penny? Dustin. Penny. Yes. I'd say Penny. Penny. Sara, you say? Maybe I would say Dustin. Penny, per me è Penny. It's Penny. This is Penny and this is Dustin. Well, I'll try again. Okay, this? This is Dustin or Penny? Penny. Penny. Penny, yes. Yes, it's Penny. Dustin or Penny? Okay, this is difficult. Yes. Penny. It's been Penny twice, so Dustin. Yes, maybe Dustin.
So two for Dustin, one for Penny, but it is Penny. So Anna, you are right. This was difficult, and there will be other more difficult. Now we have three dogs. Two are Dustin and Penny. So let's say that this is number one, this is number two, this is number three. You will have to say the number and the name of the dog. So you will have to recognize which of the three are Dustin and Penny. Okay. So let's start with Gianandrea. Penny, what number is it? Is she? One, two, or three? I'll say one. One. And Dustin? I'll try with three. Okay, so one and three. Anna? Dustin, il numero tre, e Penny, il primo. Okay. Sara? Penny, number two, and Dustin, number three. Okay, so you are right. Dustin is number three, but Penny is number one. So Gian, Andrea, and Anna did right. Let's move on. These are puppies. It's more difficult. So number one, two, three, four, five, or six. Which are Dustin and Penny, Gian Andrea? Crap, this is difficult. Okay, the last one. This? I say that's Dustin. Okay. And Penny will be number two. I'll say two. So this Penny and this Dustin. Anna? I cani due estremi. Quello a destra è Penny e quello a sinistra è Dustin. Penny and Dustin. Esatto. Well, I agree about Penny number two. And I also think that Dustin is the last one. So Penny and Dustin. Yes. Okay, this was difficult. And so number one, this is Dustin. So Anna did right. And you are all wrong about Penny, because Penny is this one. Okay. So let's try another one. Dustin or Penny? Dustin. Dustin. Anna? Dustin. Dustin. You are all wrong. It's Penny. No. No. Is Dustin or Penny? Dustin again. Dustin. Dustin. Yes, it's Dustin. Well. Okay, there are some other photos. Ah, this is quite difficult. So, number one, two, three, four, five, and six. The other are not Dustin and Penny, I'll help you. Yeah. Here there are Dustin and Penny. Which are Gian Andrea? Okay, I'll say one Penny. Is Penny, okay. Yeah, and four is Dustin. So Penny and Dustin. Anna? It's wrong. La seconda Penny.
Penny. E Dustin, il quinto. Liz? Sì. Ok, Sara? This one is difficult. I would say that Dustin is number one and Penny number two. So Dustin and Penny. Yes. Anna and Sara did write Penny because this is Penny. Well. But you are all wrong about Dustin because Dustin is this. So It's hard, I know, because they look like the same, but they are not. Another one. So number one, two, three, four, five, six, and seven. Here there are Dustin and Penny. Gian Andrea, you'll trick me. Can be the last one. So which is one, which is the last one, sorry? This is the first, and then this is the last. Okay. Okay, I'll say the six is Dustin, and I don't know, I'll say four is Penny. Okay, Anna? La seconda è Penny. E il sesto è Dustin. Ok, Sara? Dustin number four and Penny number six. Six? Yes. Ok, the correct answer is Penny number two and Dustin number six. So Anna did right. Congratulations. Grazie. So I think we have, okay, here there is only Penny. Which of the three is Penny? One, two, or three? Thank you. Sara? Maybe one, number one. Vado. Anna? Vieni qua. La terza. Vieni qua. Sorry, Bado was going away. No problem. Dai qua. I'll say the third one. Yes, it is the third one. So this is Penny. Saluto, Bado. Vieni qua. This is too big to be Penny. Well, maybe. Bado. Yes, I intended that that one. But maybe I said number one, but I was looking okay, at... Okay, you're right. Sorry. I think we have the last two photos. Here there is Dustin. One of the three is Dustin. One, two, or three? Anna? Primo. The first one? Gian Andrea? Yeah, I see the first one too. Yes, I agree. You agree, Sarah? Yes. Okay, you are all wrong. This is Dustin. They look really the same, but this is not Dustin. This is Dustin. They were just a sec, guys. Okay. I think he said just a second. I'm sure. I think this is the last photo. This is difficult. It's really difficult. Yeah. Okay. But you have the 50%. Dustin or Penny? Dustin. Penny. Dustin. Dustin. Sara? Dustin.
Gian Andrea? Penny. Penny? You are right, it's Penny. Yes. Because she has the white collar. This is was the last one, it was the most difficult. Well, you were good. I think Anna did the most correct answer. Congratulations, yeah. Anna. And congratulations to the other, that was not easy. Thank you. Yeah. Ottimo. Grazie. Siamo riusciti dai a fare questa cosa. Con i cuccioli era più difficile, però avendoli, non avendoli avuti sott'occhio è difficile riconoscerli. Esatto, ho avuto la fortuna di vederli 2 o 3 volte, però è più difficile. Però. Anche in foto, comunque. Fine. Potrei mostrarvi, se riesco, in anteprima un breve video, se riesco. Go for it. Vai. Il mio cane non è più tornato. Guardiamo se riesco, vi faccio vedere. Buonanotte. Il cane non torna. Non neanche di tornati. Vado. Mi vado. Vieni qua, seduta, vieni. Vieni, vieni, vieni qua, vieni. Venus qua, qua, vieni qua, vieni. Vieni qua, dai. Abbiamo fatto un video. Volevo provare a farvi vedere un video, ma non collabora. Vietato. Bravo. Direi che non collabora niente. Così lo vedete? Io sì, però bianco. È bianco? No, non dovrebbe essere bianco per quello. Prova a farlo partire, magari. No, non... Ora nero. Anch'io vedo una schermata nera. Provo ancora nero. Lo vedremo sul canale, non ti preoccupare. Sì, ma lo metto domani, durava 10 secondi. Devo farlo. Sì, niente, non devo ancora migliorare con questi, con queste cose che c'è. Dimmi a Stefano. No, direi che non. Niente. Bene, vi ringrazio. Grazie a te. Kira saluta, chi hai conosciuto oggi? È stato un piacere. Dustin, vieni, dai, ti salutare, vieni, vieni. Guarda, Kira, qua. Chi c'è? Chi c'è? Vieni, vieni. Dai, vieni a salutare anche tu. Sì, sei stata brava, Kira, dai. Sei effetto. Datemi un attimo, provo a vedere se riesco a recuperare il cane. Vado. Bene, dormendo ancora. Kira si è sdraiata, abbiamo perso. There we are. Vieni qua, vado. Vieni. Vieni camera. Che bello. Not being cooperative. And there we go. He's gone.
anche in Valdiva. Non abbiate visto per abbastanza tempo, non lo vedete. Non ho visto anche su Valdiva. Vieni, vieni. Dai. Eccoti. Che bello. Dustin vi saluta, è annoiato. Anche lui, se vi, anche se vi mostra spregio il culo, però è preso per qualche Baldo, guarda qua in camera. Ehi. Ira. Ha mosso la coda, accontentatevi. Ira. Baldo, guarda qua dietro. Baldo. Capisce. Thank you, Paolo, for inviting us. Ira was very happy. Thank you, Ira, Baldo, and Denis. It's been a pleasure. I think devo fare delle figure lì, ma vi ringrazio ancora di aver partecipato. È un piacere. Grazie a te. Grazie a te. Un esperimento. Provo a generare, chiamiamola. Esatto. Il mio cane, ma lasciamo perdere. Continueremo a seguirti sul tuo canale. Brava Anna. Esatto. Mi sembrava scontato. Ti ho anche invitato. Non c'è bisogno di ribadire. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace a tutti. Lasciate un commento. Eh? Esatto. Iscrivetevi. Se vi piace, lasciate un commento. Iscrivetevi al canale. 200.000 like. A 200.000 like, Paolo apre un canale Twitch. Già è stato duro qua su YouTube fare la live, non so su Twitch, non so. Facciamo Among Us di YouTube, abbiamo loro. Aspettiamo il momento. Poi se dico. Guardiamo su di qui sotto Dusty. Penny invece. Non sperate di vedere il mio. È sbagliato tutto l'albero di Natale. Bene, abbiamo fatto anche 48 minuti. Direi che possiamo interrompere qui. Vi ringrazio tutti. E magari ci sarà anche un'altra volta, non lo so. Va bene. Aspettiamo il prossimo invito allora. Thank you, Paolo. Alla prossima live. Ok, penso che sia. Ciao a tutti. Ciao.